mio senso dell'acqua, il mio fiuto ci ha preso ancora una volta. Un bel salmerino è mio adesso. Il tuo fiuto, il tuo senso dell'acqua, ma se ti ci ho mandato io, tu neanche li vedevi. Un piccolo salmerino, preso in una piccola, piccola, piccola buchetta, ai lati del fiume. Grazie. Questi sono torrentelli che alimentano il ramo principale, che vengono giù dalle montagne. Ma te l'ho detto io! E non vanno sottovalutati. Ma no, non li stavi sottovalutando anche alla grande, caro mio. Lo sai che ti dico? Io ti saluto e ci vediamo chissà quando e chissà dove, ma sul fiume sarò sempre con te, anche se non mi vedrai. Perché voi pescatori siete tutti uguali. Pensate che andare a pesca sia una cosa rilassante, un piacere, invece no. Andare a pesca è una cosa seria. Le cose vanno fatte in maniera sensata. La pesca è una cosa su cui si può basare tutta le... Che chi siete voi? Perché siete vestiti di bianco? Cosa sono quelle cucine? Che li devo seguire? Oh, che carini le cucine! E fu così che persi il mio Walter Ego. Quello che abbiamo tutti, che sul fiume ci fa fare le cose più sensate, che non ci fa seguire il nostro istinto, ma che alla fine ci fa fare le catture. Chissà se lo ritroverò. Ego, come mi hai trovato? Ho seguito il mio istinto. E cosa vuoi ora da me? Voglio che torni a guidarmi. Ho bisogno di te. Tu hai lasciato che mi portassero via da te. Lo so, ho sbagliato. Ti ho lasciato andare. Però veramente, torna, ti prego. Ti ho portato questa. Ti aspetto. La forza è grande in lui, ma non posso lasciarlo solo. Quando ero bambino, mia madre mi comprò in un negozio di giocattoli la mia prima canna da pesca. Era una canna di bambù con un galleggiante, un pezzo di filo e un amo. Oggi, quello stesso piacere nel pescare lo ritrovo nella tenkara, la più semplice tecnica di pesca con le esche artificiali. Bentornati a Piacere Tenkara, la seconda stagione, chi avrebbe mai detto? Il ritorno di Ego, o almeno spero. Sono sul torrente Fraselle, a Giazza, che vuol dire ghiacciato, per cui ha praticamente poco sole e molto freddo. L'acqua è bassa, in certi punti veramente minima, però ha delle cascate con delle pozze veramente, veramente interessanti. Tornando al titolo della trasmissione, si chiama Il ritorno di Ego perché, come avete visto, l'ho ritrovato, l'ho riacciuffato e spero che mi dia qualche consiglio, anche se dubito e inizio ad avere anche un po' di paura. Quindi spero bene, voi seguitemi, poi quel che accade accade, io ci provo. Ego? Ego? Ci sei? Ego?
questa era veramente carina. Rabbiosa, ha preso subito appena la Kebari è entrata in acqua. Le cascatelle, anche se piccole, non vanno sottovalutate. Ricordate, ricordate. Ora rialzarsi è il problema. Ma chi no? Ma chi no? Interrompiamo l'interessante trasmissione per darvi conto di una notizia. Pare sia stata finalmente individuata a Giazza, in Veneto, la famosa trota mangiatrice di rane, che sta portando il terrore nei nostri fiumi. Sentiamo a tal proposito il nostro inviato sul posto. Sì, ciao, sono in provincia di Verona, in località Giazza, dove sembra sia stata avvistata questa trota che si nutre esclusivamente di rane, ranocchie e rospetti. Prego la regia di far partire le immagini e vediamo appunto questa trota in azione. È stata catturata da un amatore, diciamo, fa riprese a livello amatoriale, si chiama Andrea Crobue, che ha catturato le immagini di questa trota. E ci sono frotte di turisti e pescatori che in qualsiasi modo cercano di catturarla e speriamo ci riescano prima che la popolazione di batraci sia sterminata. Da Giazza è tutto, a voi la linea. Ed eccomi qui a cercare ancora una volta la cattura di una grande trota. Mi hanno parlato di questo esemplare di fario che mangia rane in questo piccolo rio. Ma deve essere una trota grande, ed io di pesci grandi qui non ne vedo. Vedo molte trotelle che scappano, ed io cerco di catturarle, perché, come dice il proverbio, chi si accontenta gode. Ma di questa killer di batraci, che dovrebbe essere almeno 35-40 cm o più, non vedo traccia. Un attimo, qui qualcosa si muove. Proviamo a fare una cattura. Eccola. Era nascosta bene. La cosa bella è che sotto i piedi ce n'era una più grande che è scappata quando io cercavo di ritirare lei. Sì, effettivamente è una bella trota, ma mi sembra troppo piccola per essere la battle killer. La libero, sperando in qualcosa di meglio.
No! Come avete visto, il Rio Fraselle non è così esteso, quindi merita anche un secondo giro. Il tempo inizia a cambiare, ogni tanto c'è luce, ogni tanto un po' meno, quindi ho preso uno zainetto con un giacchetto antipioggia dentro e, conscio di aver perso una trota per mia colpa, inizio il secondo giro. Speriamo che il tempo ce la mandi buona e che qualche trota sia più collaborativa. Andiamo. In questa buca l'unica cosa che si muove è la mia kebabina. Provo a risalire un pochino. Ecco. Ora il ginocchio. Ci provo. E là. Non me la cavo poi tanto male. Anche questa è di misura, nella norma per questo torrente. Però è sempre una grande soddisfazione prendere un pesce. E ancora di più liberarlo. Dove lo lascio? Di qua? Di là? Ecco. Perfetto. Ma io sto cercando quella grande. A questo punto devo per forza intervenire, non ne posso più di stare qui dentro a far finta di niente. Ma che cosa hai combinato? Ecco, apri, apri! Che... È inutile che fai finta di nulla, fammi uscire, dai, apri! Lo sapevo. Lo sapevi. Lo sapevo. Lo sapevi. Hai fatto la... Lasciamo perdere, dai, apri, dai! Un attimo. Un attimo. Un attimo. Un attimo, vorrei essere lì per stronzarti io. Hai perso una trota bellissima, lo capisci? Lo so, l'ho perso. Almeno hai capito dove hai sbagliato? Hai capito? Lo so dove ho sbagliato, il tamo ho usato come... Usato come un guadino. Facciamo vedere come si usa un tamo, dai. E facciamolo vedere, penso che sia utile. E soprattutto a te. E stai attento che non rispiego. Quando si cattura un pesce, soprattutto di grandi dimensioni, è importante prendere il tamo dalla cintura e prepararsi alla cattura. Infiliamo il tamo tra le gambe, mentre con la mano destra teniamo la canna,
e con la sinistra prendiamo la line. Ecco, se ti riesce è meglio. Ok, a quel punto si accompagna il pesce all'interno della bocca del tamo. Dopodiché si tira su. Ecco fatto. Molto semplice. A questo punto con la mano sinistra teniamo il tamo e con la destra si possono fare tutte le foto e i video che vogliamo per bullarci e vantarci sui social e al bar, facendo vedere tranquillamente il pesce in acqua. In questo caso il pesce è uno dei soliti di Davide, quindi niente vanto e abbiate pazienza. Il rilascio è ancora più semplice. Si inclina il tamo e si permette al pesce di uscire senza mai averlo toccato. Hai visto? Non era difficile. Avessi fatto così, adesso avrei ben due trote in più. E anche grandi. Ed una poteva essere la Batro Killer, ma ti rendi conto? È quella che tutti cercano. Stavolta avevi ragione proprio. Ciao. Attenta a come usi quel tamo, ancora ci ricaschi! Beh, stavolta ti sei salvato perché è piccola. Non mi sembra certo la Batro Killer, però bella trota per queste acque. Sono quasi mediamente soddisfatto di te. Oddio, se ripenso a... Vabbè, ok. Lasciamo perdere, vero? Stavo a sentire, lasciamo perdere. Torrente Fraselle, nella località Giazza. Torrente strano, ne vogliamo, perché alterna acqua veramente bassa da passare senza neanche guardare, in quanto veramente è un rigagnolo d'acqua. Ha buche sotto le cascate veramente interessanti. Ci stanno belle trotelle, fario vere, pinnate, e l'avete viste poi. Io ancora mi mordo le mani, le labbra e magari stanotte rosicchierò ancora l'osso per quella che è scappata. Io l'ho avuta praticamente dentro al tamo, ma lei non mi ha amato e quindi se n'è andata. E vabbè, che vuoi fare? Questa è la pesca, questa è la tencara e io, come nella passata stagione, sono contento così. Bravo. Sempre contento così. Sì, contento. Sono contento. Vuoi non essere contento? Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Però con me quella non aveva... Ma con chi parli? Ma che parli con il sasso? No, sto a posto, sto a posto. Ah, vabbè. Io però mi sa che uno scherzetto glielo faccio. E pare che sia stata finalmente catturata la trota fario che si cibava di rane, ranocchie e rospetti. A catturarla il noto esponente della pesca tencara Walter Ego, che l'ha prontamente rilasciata dopo un avvio ad un'alimentazione diversa. Dimmi di fermarmi, se no io vado avanti. Ah sì, scusa, c'è ragione.